Bentrovati una nuova settimana con Ex Cattedra, pillole quotidiane dedicate al calcio Foggia 1920. Dunque, alle 12:32 minuti di lunedì 11 di dicembre, non sappiamo ancora chi siederà sulla panchina del Foggia in occasione del derby Audace Cerignola Foggia, che è in programma lunedì prossimo alle ore 20:45. Immaginiamo che siano ore un attimino convulse, immaginiamo che non siano più ore di riflessione, perché a questo punto, insomma, ai vertici societari avranno ben chiaro qual è il quadro della situazione in questo frangente in casa rossonera. Immaginiamo che si stia provando a trovare la soluzione di comodo, fra virgolette, che consenta al Foggia di uscire da questo momento di impasse che comincia a farsi davvero preoccupante. Mirko Cudigno ormai inequivocabilmente ai titoli di coda. Umanamente ci dispiace molto, perché abbiamo seguito per lunghi tratti in questo suo percorso in rossonero quello che ha provato a proporre sul piano tattico, su quelle soluzioni che però ad un certo punto a nostro avviso sono diventate anche cervellotiche e che hanno finito con l'ingarbugliare la matassa, rendendo ad un certo punto anche inevitabile il suo avvicendamento. Ieri sera contro il Potenza abbiamo avuto la riprova di quanto sia delicato il momento in casa Foggia. Vedete, in un altro frangente e in un altro quadro ambientale, ieri Foggia avrebbe fatto un sol boccone del Potenza, una squadra che ha confermato anche allo Zaccheria di avere evidenti limiti e di essere in un momento altrettanto difficile come quello del Foggia. I rossoneri hanno fatto il compitino, nulla di più, hanno tentato, soprattutto nel primo tempo, di portare a casa i tre punti che avrebbero potuto anche salvare la panchina di Mirko Cudigno, e ci sono andati anche ad un passo dal centrare questa vittoria, perché verso la fine del primo tempo il Foggia la sua grande chance per sbloccare l'inerzia del match l'ha avuta con il calcio di rigore che è stato concesso per una madornale disattenzione di Sbraga, che ha franato su Tonin. Sul dischetto si è presentato Peralta, l'uomo forse più indicato in questo momento per togliere le castagne dal fuoco al suo allenatore, ma Peralta si è fatto ipnotizzare dall'ex Alastra, che è stato molto bravo a distendersi sulla sua sinistra e a deviare in angolo. La partita di fatto è finita lì, perché poi il Foggia, in maniera molto confusa anche nel secondo tempo, ha provato un attimo a trovare quel gol che poteva far ritrovare il sorriso, ma non c'è stato niente da fare, perché insomma la pochezza offensiva dei rossoneri è sotto gli occhi di tutti. Anche ieri i limiti di questa squadra sono apparsi in maniera lampante. Certo, poi si è messa di mezzo anche la svista arbitrale, perché a tempo scaduto era il 94esimo, correva il 94esimo quando su Garattoni è franato letteralmente un difensore lucano, e c'erano assolutamente gli estremi per la concessione del penalty, ma a quel punto il direttore di gara non se l'è sentita di concedere il bis, e così sono a quel punto scorsi i titoli di coda su questo deludente 0-0 che spiana la strada per l'esonero di Cudigno. Immaginiamo che in giornata
arriverà la comunicazione ufficiale da parte del club. Riteniamo che siano due a questo punto le strade percorribili per la sostituzione di Mirko Gudini. Sono in lizza per la panchina del Foggia Pasquale Padalino, che non ha bisogno di presentazioni, che conosce molto bene l'ambiente, e Giuseppe Raffaele, che rumors incontrollati dicono essere in pole position. Ecco, non ci interessa in questo momento capire poi su chi cadrà la scelta. Quello che ci interessa semmai è capire davvero questo club, questa società, in quale direzione vada, perché vedete, se a Foggia arriverà Padalino o Raffaele, inevitabilmente questa squadra poi nel mercato di gennaio dovrà essere adeguatamente puntellata con ulteriori investimenti sul mercato. Ma la domanda è d'obbligo: Nicola Canonico cosa vuol fare realmente del Foggia? Ecco, nel momento in cui avremo una risposta dal patron barese, forse potremo anche capire in quale direzione va una volta per tutte il calcio foggiano.